Buonasera, bentrovati a questa edizione del TG che si apre con una notizia e un primo piano sulla disperazione degli agricoltori che rischiano di perdere ancora una volta il loro raccolto in varie località dell'Abruzzo. Chiedono risposte alle istituzioni per una problematica, quella dei cinghiali, che sta mettendo sempre più in ginocchio questo settore. Il servizio. Siamo stufi di questa storia, da qualche anno sempre di più, le istituzioni non è che prendono provvedimento. Dopo tutte le spese che abbiamo fatto, questo è il risultato. Danni che superano in alcuni casi anche il 50% del seminato. Non ce la fanno più gli allevatori della regione Abruzzo che da anni ormai tentano in ogni modo di combattere la problematica dei cinghiali. Come si può notare dalle immagini, in questo caso specifico ci troviamo nelle campagne tra Rosciano e Cepagatti, in provincia di Pescara. Gli ungulati hanno distrutto quasi per intero il prossimo raccolto di mais. Noi abbiamo investito 1.200 euro a ettaro per mettere il mais e per raccogliere il nostro mais. E adesso questi sono i risultati. Qua qualcosa deve cambiare. Non ce la facciamo più. Questa situazione deve cambiare. Oppure dovete dare qualche incentivo ai cacciatori per farli abbattere. Voi li avete messi anni fa questi cinghiali e voi dovete trovare la soluzione. Il tempo è scaduto. Una trentina i cinghiali che ogni sera si aggirerebbero per le campagne della zona facendo razzia di tutto. Per questo, a sostegno degli agricoltori, sono intervenuti i cacciatori che si dicono pronti a dare una mano. Con la caccia di selezione non si risolve il problema, neanche con la caccia notturna. Per risolvere il problema ci vuole la caccia con i cani, la famosa girata, ma bisogna farla sempre, 365 giorni all'anno. Il caro delle materie prime e la siccità di questi mesi rischiano di mettere definitivamente in ginocchio questo comparto. Per questo i risarcimenti ai danni sono linfa vitale. Vabbè, la regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro. Tu che danno hai subito? Ti dice, hai subito 10.000 euro di danno? Beh, il 20% ti possiamo dare 2.000 euro. Ma com'è? Se io ho subito un danno di 10.000 euro, tu mi dai 10.000 euro. Il piano di risanamento acustico rischia di affossare definitivamente le attività del distretto del food and beverage del centro di Pescara. Lo sostiene Confartigianato Pescara che lancia l'allarme. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Le associazioni di categoria degli esercenti criticano aspramente il nuovo piano di risanamento acustico del centro cittadino, invitando l'amministrazione comunale di Pescara a mediare con i residenti per arrivare ad un allungamento dell'orario degli eventi organizzati per il prossimo mese nel quadrilatero di Piazza Muzzi. Per noi è anacronistico discutere di questi argomenti dopo la pandemia e in un contesto economico di crisi e di incertezza per il futuro. È nata una polemica. Ho letto un articolo dei residenti nella zona centrale. Credo che con questo articolo loro hanno gettato la maschera. E noi, come associazione, insieme a Pescara Viva, abbiamo fatto un programma di microeventi, ma con un impatto acustico irrilevante. Proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, è calibrata per la zona e da lì è successo il finimondo. E io non ho più parole perché noi vogliamo mediare, vogliamo andare incontro, ma siamo in una città di mare. Se a luglio-agosto, tra l'altro è 21 luglio, noi abbiamo fatto questo programma luglio e agosto, fine settimana per accendere la città. Vogliamo una città turistica. E si discute ancora di questi argomenti. Noi dovremmo fare un monumento alle attività di quel centro. Io, i residenti, che tra l'altro sono pochi e non rappresentativi della zona, vorrei ricordare che senza le luci di quelle attività, lì arriverebbe probabilmente il degrado che è dietro l'angolo in Piazza Santa Caterina. Poi, sinceramente, non riusciamo a capire come è normale che in una città di mare l'estate si accende in tutte le zone, Riviera, e altre zone. Come mai questa tensione in quella zona centrale? Noi chiediamo al comune, una volta per tutta l'amministrazione, spero che questa azione dei residenti
abbia un po' svelato quali sono i loro obiettivi. A mio avviso loro, per loro dovrebbero chiudere anche le gelaterie di quella zona, e una volta per tutto si faccia una scelta, deve prevalere l'economia. Poi non dimentichiamoci che, come loro hanno diritto perché abitano lì, hanno diritto anche le attività che hanno delle licenze, quindi siamo a pari diritti. Noi vogliamo, tra virgolette, trovare un punto di incontro. Se di fronte c'è chi ha un atteggiamento talebano, l'amministrazione deve aprire gli occhi. La commissione alloggi di Chieti potrà esaminare presto le domande pervenute per gli alloggi ERP, gli alloggi popolari. Si arriverà in tempi stretti così a stilare la graduatoria degli assegnatari, grazie ad una iniziativa personale del sindaco e dell'assessore al ramo. Si abbreviano i tempi per ricevere un alloggio popolare per quanti hanno fatto richiesta. Ieri il sindaco e l'assessore alle politiche della casa, Enrico Raimondi, sono andati fisicamente, per accelerare proprio la tempistica, a consegnare i faldoni della seconda tranche di richieste. Sì, in effetti ieri ci siamo trovati in una situazione di emergenza, ovvero sia nel pomeriggio si è riunita la commissione ATER per prendere in considerazione le domande fatte dai cittadini, e c'era una seconda tranche di domande che erano ferme negli uffici nei settori dell'ufficio case, e quindi siamo dovuti andare io e l'assessore a prendere fisicamente queste domande e consegnarle all'ATER. Purtroppo abbiamo una situazione drammatica di carenza di personale, aggravata sia dal piano ferie e sia dal fatto che molti sono stati colpiti dal Covid, hanno contratto il Covid, e quindi questo ha messo in ginocchio gli uffici. Se non avessimo, ecco, se l'assessore non mi avesse allertato, se non fossimo andati a prendere queste domande, molti cittadini si sarebbero trovati per colpa del comune esclusi dall'esame delle loro domande stesse. Per cui in questi giorni siamo in tutti i settori in allerta continua, anche per quanto riguarda gli altri settori, per quanto riguarda le PEC che ci arrivano, e quindi stiamo in uno stato di veramente continua allerta. E tornano a superare quota 50.000 i casi di Covid attivi in Abruzzo. Sono infatti 2.672 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. I dati sono quelli del bollettino diramato dalla Regione Abruzzo. Sono stati analizzati 1.956 tamponi molecolari e 9.707 sono stati test antigenici effettuati. Il tasso di positività è pari al 22,91%. Si registrano 4 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 3.426 casi. In calo i ricoveri. Gli attualmente positivi continuano a salire e arrivano a 50.914 casi più 1.307. 273 sono pazienti ricoverati in ospedale in area medica e 8 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono ad oggi 431.836, un più 1,36. Dei 4 decessi, uno risale ai giorni scorsi, mentre gli altri 3 riguardano pazienti di età compresa tra i 69 e i 90 anni, uno in provincia dell'Aquila e 2 in provincia di Teramo. Il totale dei casi sale a 486.176. I finanzieri di Avezzano hanno posto i sigilli a un distributore di carburanti della Marsica. Prosegue l'attività di monitoraggio sui prezzi praticati, particolarmente delicata in questa fase, contraddistinta dalla loro impennata. Recentemente i finanzieri della compagnia di Avezzano hanno applicato sul territorio dei controlli proprio ai distributori di benzina, per andare ad evidenziare, qualora ci fossero stati ovviamente, delle irregolarità per quanto riguardava la benzina in qualche modo erogata e quindi l'attinenza a quanto il cittadino, l'utente, andava a pagare. Effettivamente qualche riscontro in negativo purtroppo c'è stato. Una pompa è stata sigillata, quindi è stata
stata chiusa temporaneamente. Spieghiamo in qualche modo il fenomeno ai cittadini che ci stanno ascoltando. Questi controlli abitualmente la Guardia di Finanza li pone in essere, insomma, in tutto il periodo dell'anno. Ovviamente in questo periodo particolare, con l'elevatissimo costo dei carburanti, magari assume anche una risonanza mediatica maggiore. Per quanto riguarda nello specifico nella nostra circoscrizione, nella Marsica, nei 37 comuni di competenza della compagnia d'Avezzano, questi controlli noi è da tempo che li stiamo facendo e mirano fondamentalmente alla libera concorrenza del mercato, quindi vanno anche a tutelare il consumatore, colui il quale in effetti mette la benzina, e anche l'operatore economico che se rispetta quelle che sono le basilari regole dell'erogazione è tutelato anch'esso dai nostri controlli. Ed invitiamo tutti, sia i cittadini che gli operatori commerciali, eventualmente a segnalarci quelle posizioni che possono essere ritenute, come dire così, meritevoli di attenzione da parte nostra. Per quanto riguarda il caso specifico, insomma, come si è letto dai nostri comunicati stampa, parliamo di un episodio isolato che ha avuto come epilogo, insomma, i sigilli alla pompa di erogazione, in attesa appunto che venisse ripristinato la normale erogazione del carburante sulla base del prezzo pagato. Rimaniamo in argomento: una sanzione amministrativa è scattata a carico di un distributore di benzina della provincia di Pescara dopo un'attività investigativa svolta dalle Fiamme Gialle per falsa indicazione dei prezzi di vendita. Questo distributore infatti attirava gli automobilisti con prezzi farlocchi indicando sui tabelloni pubblicitari al ciglio della strada della carreggiata tariffe inferiori a quelle realmente applicate alla colonnina. Ed è tempo di bilanci per l'ente manifestazioni pescarese, che a fine luglio chiude una stagione davvero sold out. Sentiamo. Si può fare già un primissimo bilancio, in un certo senso lei lo ha già fatto, probabilmente si è andati anche oltre le più rosee aspettative. Siamo andati oltre le più rosee aspettative perché ricordiamoci che lo scorso anno, a causa della pandemia, avevamo dei posti limitati qui al Teatro d'Annunzio. Quest'anno siamo riusciti a garantire il massimo della capienza e siamo riusciti davvero a fare sold out praticamente quasi tutte le date. Ringraziamo anche il Porto Turistico Marina di Pescara, che ha ospitato diverse date sia del Pescara Jazz che del Funambolica, e anche in quelle occasioni siamo riusciti sia ad avere una massima capienza sia ad avere un ottimo e soddisfacente risultato di pubblico. Per chiudere, siete già al lavoro per l'autunno, per diciamo il fine anno? Siamo al lavoro per il fine anno, godendoci comunque la stagione in corso, e i bilanci noi di solito li facciamo a settembre per poi programmare e provare a programmare una stagione invernale che può funzionare. E, sì, siamo al lavoro, stiamo cercando comunque di dare seguito a quanto di buono fatto quest'estate, sperando, insomma, che questo virus possa definitivamente abbandonarci. Musica di qualità da apprezzare nelle abbazie, nei chiostri e nei borghi della provincia di Teramo. Tutto questo è Abbazie Jazz Festival, il programma che parte il 29 luglio e dura fino al 16 settembre. Primo appuntamento tra 8 giorni con Mario Venuti a Castelbasso. Il 2022 è un anno particolarmente sorprendente per noi, perché sono successe tante cose che ci hanno entusiasmato, tante cose che ci hanno dato, come dire, una botta di grande energia. Prima di tutto la programmazione, che è veramente di altissimo livello. Possiamo citare nomi della scena musicale internazionale come Yellow Jacket, John Patitucci, George Cables, e poi ancora Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, ma anche nomi della canzone italiana come Mario Venuti, Eugenio Finardi con il suo nuovo progetto in trio acustico. Poi
noi per le collaborazioni che abbiamo, oltre alla storica collaborazione con Itaca, Agenzia per lo Sviluppo Locale, Valle delle Abbazie, quest'anno possiamo vantare la collaborazione con il GAL Terre Verdi Teramane, con il quale è nato un progetto di promozione del territorio, di tutto l'aspetto enogastronomico, no? Quindi una promozione integrata sotto diversi punti di vista. E poi, ciliegina sulla torta, devo dire che siamo rientrati nel FUS triennale del Ministero della Cultura, il FUS è il Fondo Unico dello Spettacolo, e questo ci permette di respirare, lavorare in maniera diversa, con una prospettiva sicuramente a lungo termine. E devo dire che per un'associazione dell'entroterra Teramano e dell'entroterra in generale è comunque un risultato sorprendente. Sono tanti comuni, perché la manifestazione non è limitata a una serata in un comune, ma abbraccia il territorio con un progetto più ampio, ed è anche per questo che il BIM ha dato il suo sostegno, proprio riconoscendo la valenza, innanzitutto l'esperienza finora maturata, le prospettive per il futuro, e poi perché abbraccia diversi territori del comprensorio, del consorzio. Rientra tra le attività programmate nel nostro piano di sviluppo locale, e quindi riteniamo un'iniziativa di eccellenza e quindi un ottimo veicolo per far conoscere le produzioni territoriali di alta qualità. E torna a Pescara l'appuntamento con il fiume e la memoria, con la sua 20ª edizione. Diverse le novità previste in 3 giorni di eventi dal 22 al 24 luglio. Il festival Il Fiume e la Memoria, che dalla fine degli anni 90 anima con spettacoli di teatro, concerti, retrospettive cinematografiche, mostre, esposizioni ed eventi pubblici l'attività culturale del centro storico di Pescara, torna ad essere protagonista anche per l'estate 2022, con un cartellone composto da una mostra e 3 spettacoli direttamente prodotti dal festival e concentrati nel fine settimana che va dal 22 al 24 luglio. Il club ci sarà venerdì 22 luglio con lo spettacolo capolavoro d'Annunziano Notturno e con le esibizioni di Paola Gassman e Milo Vallone. Molto caro un po' anche ai turisti che hanno sempre frequentato questo evento con molta generosità. Chiaramente negli anni è un po' cambiata nella volumetria, nell'offerta, nel quantitativo di spettacoli, come d'altronde anche quest'anno, ma grazie al cielo, grazie insomma a tanti fattori che si danno appuntamento, non cambia nella qualità. Per quanto sia un'edizione ridotta di 3 giorni, riusciamo ad avere comunque 3 spettacoli completamente prodotti dal festival, sono anteprime, prime nazionali, il che quindi va da sé che richiede anche un dispendio creativo, energetico, lavorativo, non indifferente. Produrre 3 allestimenti, lavorare in contemporanea su 3 cast, 3 scenografie, eccetera, è un lavoro abbastanza impegnativo. Un'edizione ridotta come tempi, ma sicuramente non come contenuti. 3 serate importanti, 2 delle quali si svolgeranno al largo dei Frentani, e l'altra con un'esperienza di teatro diffuso sul pontile dei Trabocchi, e sarà sicuramente un'esperienza importante. Parliamo soprattutto del nostro tratto di fiume che è stato dimenticato per tanti anni, quindi benvengano queste iniziative, perché ci si potrà permettere di fare uno studio più approfondito e di conoscerlo in tutte le sue bellezze. Quindi questa manifestazione, e soprattutto anche per quei ragazzi presi per strada, quindi non ce ne dimentichiamo. Quindi devo ringraziare veramente tanto Mino Vallone, che ci ha permesso e mi ha dato questa opportunità. La Walter Tosto, nonostante sia un'industria, è ormai da 5 anni di fianco a Milo in questo bellissimo progetto, anche come simbolo che la grande industria può unirsi a dare valore alla cultura, ma soprattutto, la cosa più importante, poi appoggiare e valorizzare il territorio. Quello che sta facendo Milo è un lavoro meraviglioso di memoria di questo fiume e poi di uno dei nostri più grandi artisti e poeti, che è D'Annunzio. Sfida particolare quella che domenica attende la WISP Abruzzo Molise ed in particolare il Comitato di Teramo. A Silvi infatti si svolgerà il primo trofeo in acque libere dedicato a soli ragazzi fino a 20 anni.
Si terrà domenica 24 luglio nelle acque antistanti lo stabilimento Sinue il primo trofeo di nuoto in acque libere Città di Silvi. La particolarità di questo evento è la sola partecipazione alla gara di bambini e ragazzi dai 9 ai 20 anni. L'evento è organizzato dalla WISP Abruzzo Molise, Comitato di Teramo. Da quello che mi risulta e che ci risulta a livello nazionale, da Trieste a Otranto e anche probabilmente il Tirreno, è l'unica gara di nuoto in mare per ragazzi. Quindi diciamo che è letteralmente un battesimo del mare per i ragazzi, i quali hanno sempre nuotato in piscina, sanno andare in su e giù in piscina, ma nessuno di loro ha mai fatto una gara di nuoto in mare. Per noi questa è stata letteralmente una scommessa, e all'interno di questa scommessa abbiamo scoperto letteralmente quello che ti stavo dicendo. Quindi ci assumiamo effettivamente una grande responsabilità, che è quella di proseguire nel futuro questa iniziativa, proprio perché crediamo molto nel nuoto giovanile. Io per questa manifestazione voglio ringraziare soprattutto le istituzioni, il Comune, la Capitaneria di Porto, e ringraziamo anche Antonio Ercolano, che è il responsabile del Comitato di Teramo, che sta creando questa manifestazione. Lo ringrazio veramente e speriamo che domenica il mare sia abbastanza calmo per far sì che questa manifestazione possa avere un buon esito. Siamo felici anche perché tocchiamo uno scenario che è in area marina protetta, dunque un tratto di mare stupendo, e soprattutto siamo contenti che lo sport possa far crescere questi ragazzi. Siamo felici che le associazioni hanno scelto Silvi, ma soprattutto che possiamo garantire delle giornate di sport sul nostro territorio. Il Pescara ha definito l'arrivo del 24enne difensore veronese Filippo Pellacani, che arriva a titolo definitivo dalla Virtus Verona, dove ha militato nelle ultime 3 stagioni collezionando 91 presenze e 7 reti. Cresciuto nelle giovanili dell'Hellas, aveva precedentemente militato in D con Imolese e Villafranca. Da ieri ha anche i crismi dell'ufficialità l'acquisizione definitiva del ventenne centrocampista Gianluca Germinaro, proveniente dal Chisola Eccellenza Piemontese, che già lavora in gruppo a Palena. Atteso nelle prossime ore in Abruzzo anche il centrocampista Erdis Krajer, in prestito dall'Atalanta. E dopo l'incontro di ieri con il sindaco e l'imprenditore Giuseppe Spinelli, l'amministratore unico dimissionario del Teramo Massimo Chierchia ha dato ai nostri microfoni l'addio alla società, non nascondendo amarezza per come è andata l'intera vicenda. Andrea Costantini. Spinelli ha dichiarato di voler far continuare il calcio a Teramo, come è giusto che sia e come speriamo che il TAR dia ragione. Io ovviamente ho fatto l'incontro col sindaco, un incontro istituzionale per quanto mi riguarda, anche il mio ultimo, perché come già ho detto, come è giusto che sia, come chiedono i tifosi, che ci sia un cambio, e quindi e nei cambi è giusto che esca anch'io dalla scena. E con dispiacere, non lo nego, però penso che se la piazza oggi chiede nuovi volti, gente nuova, gente che possa regalare un progetto nuovo al Teramo, che si chiami C, che si chiami D, quello che sarà, però spero insomma fortemente nella continuità del Teramo. L'altro giorno ero al CONI quando c'è stata, diciamo, la sentenza, l'ho vissuta male perché comunque sia la speranza ce l'avevo, e spero che al più presto questa situazione si risolva. Secondo lei, in caso di serie D, Teramo Calcio SRL potrebbe partecipare al bando del Comune in caso appunto di ulteriore bocciatura per la C? Sono due cose totalmente differenti, uno è il bando del Comune e uno è il continuare con la matricola della Serie D. Penso che la matricola, io penso che quella continuerà. Quella... Quindi nel caso parteciperebbe Teramo Calcio SRL a quel bando del Comune, nel caso? Ma in quel caso mo non so bene come funziona, ma non, se fosse accettata la D, non penso che ci sia forse bisogno di bando o di altre cose. Io questo non lo so. Sinceramente, se stanno gli avvocati, io
ringrazio per salutare la piazza, comunque sia, è una piazza che dico ho dato tanto e forse il lavoro non si è visto, mi è dispiaciuto per come sono andate le cose e purtroppo dal momento che siamo entrati col gruppo a novembre è successo subito quello che sapete e il grande rimpianto è questo, perché le intenzioni di fare bene su Teramo erano tante, questo è il mio grande rimpianto. L'amministrazione comunale di Chieti presenta la nuova stagione, la nuova squadra di basket della squadra appunto denominata Chieti 1974, impegnata nel campionato di A2 tra nuovi obiettivi e iniziative da condividere con l'amministrazione. Nuova stagione per la squadra del Chieti Basket che milita in Serie A2, sarà una stagione si spera senza pandemia, con obiettivi e nuovi traguardi da raggiungere. Assolutamente sì, facciamo come amministrazione un plauso al presidente Marchesani e alla società tutta, sarà una stagione importante perché importanti sono stati gli sforzi compiuti dalla società, noi come amministrazione siamo costantemente vicini alle attività appunto del Chieti Basket, implementando come abbiamo fatto nel corso della scorsa stagione sportiva la piena fruibilità del Palatricalle e favorendo appieno lo svolgimento appunto dell'attività della squadra. Inoltre quest'anno proprio per condividere un percorso di diffusione nella città appunto di quelle che sono le gesta dei giocatori, ma di quello che è il progetto, perché lo diceva prima, in Serie A2 la squadra è un riferimento non soltanto della nostra città ma dell'intera regione, e tutta una serie di iniziative che come amministrazione insieme al nostro sindaco, insieme al nostro vice sindaco andremo a favorire anche per organizzare in maniera coadiuvata con il Chieti Basket una serie di iniziative che sono volte a rafforzare un concetto nel quale crediamo fermamente, che è quello dello sport quale veicolo di inclusione, quale veicolo portatore dei sani valori da diffondere sempre di più nella società e nelle nuove generazioni. Ecco perché avvieremo dei percorsi anche all'interno delle scuole e dell'associazionismo giovanile. Il Pescara Basket riparte dalla Serie B, la formazione pescarese dopo aver partecipato ai play-off di C ha acquistato il titolo di Torrenova, rinnovate anche le collaborazioni con Academy Isernia e Unibasket Lanciano. Oggi a Palazzo di Città la presentazione dei programmi. Il Pescara torna in Serie B, parliamo di pallacanestro, dopo l'acquisto del titolo di Torrenova, oggi a Palazzo di Città avete presentato programmi ed obiettivi, Presidente, è il caso di dire. Siamo riusciti a riportare la città nel campionato che merita, Pescara è una città importante, gli sport devono essere di livello importante, quindi la Serie B la città la merita, noi sono due anni che arriviamo alla finale di Serie C, un anno l'abbiamo addirittura vinta ma abbiamo perso lo spareggio perché la formula prevedeva un ulteriore spareggio, l'anno scorso ci siamo fermati esattamente alla finale e quindi era un passo che volevamo fare per la città, per i ragazzi, per tutto l'ambiente e ci siamo riusciti, in estate siamo riusciti a stringere questa collaborazione con Torrenova che voleva per motivi diciamo anche di palazzetto, per motivi oggi è difficile fare sport, quindi volevano cedere questo titolo, noi siamo fatti trovare pronti e l'abbiamo rilevato e quindi ci apprestiamo a fare questo primo campionato come Pescara Basket di Serie B con tantissimo entusiasmo e con tantissima voglia di fare bene. Avete anche annunciato due collaborazioni importanti con due realtà cestistiche, una abruzzese e una molisana. Sì, sono già anni che in realtà collaboriamo sia con Lanciano, Unibasket Lanciano che con l'Accademia Isernia, sono innanzitutto le persone, c'è sinergia tra le persone, sono dei presidenti eccezionali, persone che fanno sport veramente per la passione di fare sport, quindi è nata diciamo anche da un'amicizia, da un bellissimo rapporto che si è instaurato tra noi presidenti e abbiamo deciso di fare un polo giovanile importante, ancora più importante di quello che ognuno di noi aveva, quindi di unire le forze e di provare con i nostri giovani di arrivare fino in fondo in tutte le categorie.
E si conclude qui questa edizione del TG della Sera. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con la trasmissione Velò, condotta in studio da Jacopo Forcella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Appuntamento all'edizione della notte. Arrivederci.